Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, 7 gennaio 1921, volume 12, e 10 gennaio 1921, volume 12. Figlia diletta mia, ha tanto dolore che le creature mi danno in questi tristi tempi, tanto da farmi piangere, ed essendo pianto di Dio, si ripercuote in cielo e in terra, subentrerà un sorriso che riempirà di allegrezza cielo e terra. E questo sorriso spunterà sul mio labbro quando vedrò le primizie, le figlie del mio volere, vivere non nell'ambiente umano, ma nell'ambiente divino. Le vedrò improntate tutte nel volere eterno, immenso, infinito. Vedrò quel punto eterno che abita solo in cielo, scorrere sulla terra e modellare le anime coi suoi principi infiniti, con l'agire divino, con la moltiplicazione degli atti in un solo atto. E come la creazione deriva dal fiat, così nel fiat sarà completata. Sicché solo le figlie del mio volere nel fiat completeranno tutto e nel fiat mio, che prenderà vita in loro, avrò amore, gloria, riparazione, ringraziamenti completi per tutto e per tutti.
Figlia mia, le cose da dove escono, là ritornano. Tutto uscì dal fiat, e nel fiat verrà tutto a me. Saranno poche, ma nel fiat tutto mi daranno. Il primo sì nel mio fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma. Ed oh, potenza del suo fiat nel mio volere. Non appena il fiat divino si incontrò col fiat della mia mamma, se ne fece uno solo. Il mio fiat la innalzò, la divinizzò, la adombrò, e senza opera umana concepì me figlio di Dio. Non appena disse fiat mihi, non solo si impossessò di me, ma adombrò tutte le creature, tutte le cose create. Sentiva tutte le vite delle creature in sé, e da allora cominciò a fare da madre e da regina di tutti. Quanti portenti contiene questo sì della mia mamma! Se li volessi dire tutti, non finiresti mai di sentirli. Ora un secondo sì nel mio volere l'ho chiesto a te, cioè a Luisa, e tu sebbene tremante lo pronunciasti. Ora questo sì nel mio volere avrà dei portenti, avrà un compimento divino. Tu seguimi e sprofondati nel mare immenso della mia volontà ed io penserò a tutto. La mia mamma non pensò come avrei fatto a concepirmi in lei, ma disse solo fiat mihi, ed io pensai al modo come concepirmi. Così farai tu. Questi due scritti che abbiamo ascoltato, quello che parla del primo e del secondo fiat, è appunto del volume sempre 12, ma del 10 gennaio, non del 7 gennaio come il primo che abbiamo letto. E sono davvero, come sempre, straordinari, bellissimi. E il primo pone una verità, diciamo così, di, potremmo chiamarla, di principio e di progetto. La creazione deriva dal fiat. Da lui, da lei è uscito, da lui è uscito, scusate, e a lui nel fiat ritorna, e nel fiat viene completata. Gesù parla di lacrime divine versate sulla triste condizione degli uomini. Noi siamo nel 1921, in Italia c'era il caos più totale. Siamo un anno e mezzo prima circa della marcia su Roma, quindi della presa del potere del fascismo. Ricorderemo dei libri di storia che caos impressionante c'era in Italia in quel periodo. E immaginiamo quanto possa piangere adesso, insomma, l'Altissimo dinanzi a tante degradazioni e miserie che vede nel mondo, no? Eppure subentra un sorriso che riempie di allegria il cielo e la terra. Quando arriveranno queste anime figlie del divin volere, le primizie, poche, ma nel fiat tutto mi daranno. Poche perché entrare nel fiat per certi aspetti è semplicissimo, ma richiede alcuni requisiti. Numero uno, l'abbiamo visto in parte l'ho detto in parte nella catechesi, non nella meditazione che ho fatto ieri pomeriggio su Radio Buon Consiglio, quando Gesù diceva che bisogna avere la mente aperta alle verità divine, altrimenti non si capisce un H di tutto ciò che attiene al divin volere, questa forma e modo e
nuovo di rapportarsi con l'Altissimo. Moltiplicare gli atti in un solo atto, agire divino, scorrere sulla terra e modellare le anime con i suoi principi infiniti. Quindi c'è anzitutto un impegno nella conoscenza in stato, diciamo così, di apertura del cuore. Apertura stupita ed anche accoglienza, però. Ecco. Poi c'è il secondo atto, insomma, no? Che è la scelta risoluta. Girano nei libri di preghiera un atto, no? Che è la consacrazione alla Divina Volontà, che non va assolutissimamente fatto a cuor leggero, a cui proprio bisogna essere assolutamente fedeli, ma senza una volontà ferma e risoluta di entrare in questo regno tutto divino, come sempre poi capita nelle scelte spirituali. Richiedono volontà risoluta e poi costanza e perseveranza. Dopodiché occorre fare quello che fece la Divina Maria, che appena concepita. Fare un semplicissimo patto con la nostra volontà umana, di non volerla più né conoscere né riconoscere. E questo è qualcosa che va vissuta su due livelli. Primo, cominciare in continuazione a non fare più niente da se stessi. C'è lo sforzo dell'attenzione, chiamare la Divina Volontà in tutti gli atti che noi compiamo in continuazione, quindi cercare la fusione con lei, quindi la nostra giornata deve diventare uno stato, non tanto di continua. Interazione, ecco, familiare, costante, attiva con la Divina Volontà presente in Gesù o con la Divina Volontà presente in Maria o con la Divina Volontà in se stessa, insomma, non fa niente, insomma, quindi non ecco, la Divina Volontà sappiamo che ha una consistenza in sé, ha operato in Gesù e ha operato in Maria, ininterrottamente. Quindi, a seconda come delle sensibilità personali, delle devozioni. Come dire, ecco, il ponte di contatto con la Divina Volontà, chiamiamolo così, può essere, come dire, diretto o mediato, ecco, dall'umanità di Gesù e dall'umanità santissima, insomma, della Divina Maria. Non è questo il problema. Il problema è che non si fa più niente da soli, niente. Ma proprio niente, 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 quindi anche muovere una mano, anche. Questa sembra la cosa più difficile, ma non è la cosa più difficile, perché poi occorre mettere sotto i piedi la nostra volontà umana in tutto, quindi non assecondarla mai. Quindi, volendo fare un pochino di esempi, no? Arrabbiarsi mai più, d'accordo? Usare espressioni sconvenienti, anche solo sconvenienti, non parliamo di volgarità più, finite. Reazioni dinanzi agli eventi che capitano, gradevoli, dalle più sciocche, no? Traffico intenso, ecco. Lumache che ti camminano davanti mentre guidi, a quelle un pochino più serie, quindi contrarietà, tribolazioni, prove, malattie, cose di questo genere, in stato di fiat ininterrotto. Di calma e di pace ininterrotta. Quindi c'è un bel po' di lavoro interiore da fare, no? Ecco, trasformare tutto, vivere tutto l'umano in maniera divina, questo significa. Questo non vuol dire, cioè, che se uno. Spero che si capiscano bene alcune cose, no? Quindi se c'è il desiderio, per esempio, di ricrearsi, non lo so, di praticare uno sport lecito, no? Di vedersi un bel film, non è che non si possono fare queste cose qui, no? Perché tutto è santificabile nella Divina Volontà tra quello che è lecito.
si devono avere paura di questo genere, avere paura di questo genere, ma bisogna essere sempre pronti all'ascolto del Fiat e dei suoi voleri, d'accordo? Perché se Dio vuole che tu in quel momento ti ricrei, il Fiat è ricrearsi. Se Dio vuole che in quel momento fai una mortificazione, il Fiat è farla, d'accordo? Quindi non è una cosa impossibile, questa è una cosa possibilissima. Gli atti moltiplicati, noi sappiamo che un atto si moltiplica ogni volta che noi facciamo un atto nella divina volontà, perché attraverso la divina volontà con un atto solo, quindi dire Gesù, metto il mio ti amo sulla bocca di questo peccatore che ti sta offendendo, intendendo, non c'è neanche bisogno più di aggiungere, d'accordo? Perché se lo faccio nella divina volontà vuol dire che questo gesto raggiunge tutti quanti i peccatori quindi questo sta bestemmiando, metto il mio ti amo nelle sue labbra e attraverso, escorrendo nella tua volontà, lo metto su tutte le labbra di questi uomini, tutti i tempi che ti hanno offeso bestemmiandoti. Questo capite che dà una gloria, una riparazione a Dio infinita. È bellissimo poi pensare all'agire divino, ecco, quindi al liberarsi di moduli e di forme di agire umano. Quindi la classica espressione, l'ho detto anche delle altre volte, ma io sono essere umano, ma io non sono mica santo, io qua, io là, non entrano in questo regno. Ecco, i modelli perfetti sono Gesù e Maria. Ecco, qui nella seconda parte Gesù esalta, glorifica, loda la sua Santissima Madre. Come dire, giustamente definendola la destinataria del primo Fiat, grosso, il primo lo disse l'Altissimo, diciamo, creando, no? E poi purtroppo Adamo disse no, non disse Fiat, lui si ritrovò nato con il dono della divina volontà, quindi non gli fu proposto come alla Divina Maria nell'istante in cui fu concepita. Vuoi tu vivere, nonostante che fosse in stato, fosse rimessa in condizione di immacolatezza, Adamo se l'era ritrovato, ce l'aveva già il dono della divina volontà, la Madonna l'ha accettato, se si legge bene la Vergine Maria, fu proprio questa la sua prova, no? Cioè, preferisci uccidere, tra virgolette, la tua volontà e non fare mai nessun atto di volontà propria unita alla mia, o vuoi mantenere la tua volontà? Questo fu il primo Fiat che disse la Madonna, appena concepita, E poi disse il grande Fiat Michi all'Arcangelo Gabriele, il Fiat che aprì le porte del Fiat Redimente, no? E questa era una risposta a un Fiat divino, quindi all'opera della redenzione, ecco, che era diventata necessaria a causa del peccato, ma ricordiamo sempre che il Verbo si sarebbe incarnato ugualmente per divinizzare l'uomo. Quindi, qui Gesù si fa vedere gli effetti sublimi del suo fiat. Innalzamento, divinizzazione, concepimento del Figlio di Dio, ed ecco la trasformazione, no? E la Divina Maria non solo si impossessa di Gesù, ma adombra tutte le creature e tutte le cose create. Ecco, nella Divina Volontà, no? Sentiva le vite delle creature in sé, e da allora cominciò a fare da madre e da regina di tutti. Cioè, la Divina Volontà ama ed è provvidente nei confronti di ogni singola creatura e di ogni singola madre, anima. Quando si è immersi nel Fiat Supremo, non esiste più nulla, diciamo così, che rimanga indifferente per noi. Ma ogni anima che è cara a Dio è cara ipso facto a noi. Ecco perché la Madonna ama di un amore così tenero, così delicato, ogni anima. Ed ecco perché partecipa al pianto di Dio la Divina Maria, perché ogni anima che si perde è per lei una ferita. Perché, capite, nella Divina Volontà è evidente che ciò che sono le cose care a Dio,
diventano automaticamente care all'anima. E quindi si avverte, no? E immaginate anche, quindi anche questo, cosa significa, diciamo, soffrire in maniera divina per la perdita di un'anima. Noi non ci rendiamo conto. Ma la perdita di un'anima è una cosa bruttissima, una cosa gravissima. Capite? E tra le grandezze della Madonna ci fu il fatto di non preoccuparsi, e questo vale anche per noi. La Madonna non chiese come, e non c'è anche neanche ci pensò a come avrei fatto a concepirmi lei. Non ci interessa. La Madonna rispose: Fiat mihi. E al resto ci pensa il Signore. Ecco, così a volte può succedere, no? Che noi cominciamo un pochino a fantasticare sui modi, sulle forme, ma se io entro in questo mondo, poi cosa succede? Come fa? Come non fa? Che niente, non bisogna preoccuparsi. Noi dobbiamo preoccuparci di rispondere ininterrottamente il fiat di qualunque cosa lui voglia fare con noi. Troverà lui le forme, i tempi e i modi. Per noi l'unica cosa in che importa è assecondare i voleri del Fiat. Ecco perché, se posso allargare un po', uscendo un pochettino dal tema, diciamo, della divina volontà, se si imparasse un pochettino a fare questo, quindi, cioè, qual è l'unica cosa, anche ordinariamente, no, di cui noi dobbiamo preoccuparci? Vivere in grazia, pregare e stare in comunione con Gesù. Punto. E gettare in lui, come dice San Pietro, tutte le nostre preoccupazioni. Io continuo a vedere, e ci ho vissuto in parte della mia esistenza in questo modo, no? Persone che si preoccupano, che si agitano, che vedono i fatti di cronaca, che si impressionano, vedono adesso gli uragani, i tifoni, gli attentati, i problemi che ci sono a volte nella Chiesa, gli scandali, le questioni cominciano a agitarsi, a preoccuparsi, a alterarsi, a pensare, ecco, adesso ho piovuto, so che è venuto lo tsunami, allora la fine del mondo, e poi sono cascati i meteoriti a destra e a manca, e questi sono segni. Cioè, io in tutto questo di divino non ci vedo proprio nulla, d'accordo? Zero. Ma non ci vedo neanche nulla di vita di fede comune, d'accordo? Gesù l'ha detto, i suoi amici non devono preoccuparsi di niente, perché anche se arriva il giorno del Signore con la sua, come dire, severità e giustizia, ma gli amici non si devono preoccupare, perché la severità e la giustizia non è per gli amici di Gesù. Ammesso che ci sia, ma è per quelli che l'hanno rifiutato e che si sono voluti scatenare da sé l'inferno, capite? Non c'è motivo di agitarsi e di preoccuparsi, veramente di nulla, di nulla. C'è motivo, certamente per tutti, di occuparsi e di fare la nostra parte, il nostro compito, svolgere bene i nostri ruoli, santificarci nei nostri stati, ma non preoccuparsi, meno che mai delle cose che spettano a Dio solo. Anche qui dice: quando arriverà il regno della divina volontà? Il regno della divina, non importa quando arriva il regno, a mio avviso, della divina volontà. Importa se la divina volontà comincia a regnare nella mia anima. Di questo io mi posso e mi devo occupare. D'accordo? Poi per il resto è chiaro che la mia preghiera nella divina volontà è un'invocazione ininterrotta di questo regno. D'accordo? Ma quando accadrà? Quando non accadrà? Quando succederà? Come sarà? Torna l'Eden sulla terra, non torna, c'è, capite, no? Anche in questo mondo divino si possono affacciare delle modalità che non sono, queste non sono modalità divine, queste sono umanissime, segnate anzi da quella particolare grado d'orgoglio, diceva San Bernardo, che è la curiosità, che a Dio non piace per niente. Non servono queste cose, non occorre, d'accordo?
Sotto questo punto di vista, la vita nel Divin Volere è una vita molto molto semplice, nel senso che ci si occupa del Divin Volere, non vivendo ovviamente come, che comprendendo bene, come fanatici oppure alienati, nel senso che si sta fuori del mondo, no, no, ma si vive tutta quanta la vita propria, con i propri doveri, con i propri di stato, nella propria condizione, nel proprio lavoro, con i propri obblighi, con i propri impegni, nel luogo dove Dio ci ha posti, eccetera, eccetera, in maniera completamente divina. E basta. Tutto quello che preoccupa e che agita non è roba che viene dal cielo, è sempre roba che viene dalla nostra volontà umana. Ecco, il secondo sì, ecco, perché Gesù dice l'ha chiesto a Luisa, è un grande fiat. E Luisa probabilmente, dice Tremante, lo pronunciasti, forse non si rendeva neanche perfettamente conto di quello che stava dicendo, no? Ma questo sì nel mio volere avrà dei portenti, avrà un compimento divino. Tu seguimi e sprofondati nel mare, vedete, immenso della mia volontà, ed io penserò a tutto. È un'immagine bellissima, vedete, che ancora richiama l'abbandono sprofondo. Bellissima questa immagine qui, no? Io mi vado ad immergere lì dentro e non penso più a niente perché delle cose mie si preoccupa Dio. Io mi preoccupo delle cose sue, della sua gloria, del ricambiare il suo amore per me e per tutti e basta. Al resto ci pensa lui. Chiediamo adesso nel silenzio della nostra preghiera che davvero possiamo essere tra quei pochissimi che poche anime che nel fiato tutto daranno al Signore e che comprenderanno, accoglieranno e vivranno nel regno del fiat supremo. O Divina Maria, tu sei stata la prima a dire questo grandissimo fiat all'Altissimo, a dare gloria e gusto al suo divin volere che ha preso possesso di te, operando prodigi e portenti, il più grande di tutto l'incarnazione, ma anche Gesù ci ha ricordato, se li dovesse descrivere tutte le cose che sono successe al tuo fiat, veramente non ci sarebbe modo né tempo di poterlo fare. Noi desideriamo, io desidero essere e fare come te e vivere del tuo stesso fiat. E ti preghiamo e ti prego di aprire il cuore e la mente alla comprensione di tanta grandezza, perché possiamo risolverci ad accoglierla e a viverla, senza preoccuparci
di altro, continuando ad occuparci di tutto quello che il Divin Volere ha posto nelle nostre mani. Bene, oggi la parola d'ordine deve essere, per ricordare questa meditazione, il Fiat, pensandolo a questi livelli, il Fiat di Maria, il Fiat di Luisa e il Fiat che Gesù si aspetta da queste primizie delle anime figlie del suo volere. E anche chiederci nel nostro cuore se, come e quanto desideriamo essere tali, anche noi. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. 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 Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica ed imprima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica ed imprima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunica ed imprima nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le ricevi tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.